E signori, nell'ultimo video che abbiamo fatto su Fortnite, che nel caso non l'abbiate visto vi invito a vedere, abbiamo fatto 7 kill. Era una delle mie primissime partite e soprattutto la mia prima vittoria nella modalità di Zero Build Mode, ma stavolta proviamo a superarci. Cerchiamo di raggiungere almeno le 10 kill. Mi raccomando, iscrivetevi e soprattutto mettete un like al video. Allora, calmi tutti. Chill, cinto qui, eh. No, ciao! Non c'è bisogno di... Non so come io sia sopravvissuto senza farmi danno, però mi fido di questa cosa. Ah, fucile a pompa, che è questo? Bello questo set comune. Insomma, signore di YouTube, non c'è sta manco una cesta. Mamma mia, che brutta cosa. C'è sotto? Che palesemente si sta sparando delle juice, però. Mamma mia, che brutta mira, signori. Ma sbaglio era? Mi sembrava. Vabbè, lasciamo stare. Ditemi che skin era nei commenti, ditelo voi, perché. Forse strano, mi farebbe veramente strano, ma ok. Quasi quasi quello provo a lootarlo, dai. Mamma mia, che kill rubata questa, poverino. Posso manco scendere da qui. Oddio, forse sì. Qua non dovrei subire danno. Ci. Cos'è sta veramente, io? Io non capisco perché la mia vita sia così artificiosamente complicata. Questo tizio quanta vita aveva? Uno? No, vabbè, lasciamo stare, prendiamoci il jetpack, dai. Di fronte si stanno sparando, però non so se sono i bot o se c'è anche qualche nemico reale. Non credo ci sia distinzione, almeno che io possa fare da qui. Qui sta un carro armato e faccio un attimo così. Ma questo non si fa nulla, ragazzi, non stiamo scherzando. Ma è inutile sto coso. Quale carro armato fa 35 di danno? Oh, fra! Cioè, questo mi fa più danno così, ma non ci posso credere. Ma sono sopravvissuto per miracolo. Credo gli si sia scaricata l'arma, non trovo altre soluzioni. Scandaloso, brother. Che panico, ma state male. Sta arrivando un tizio con la macchina. Aiuto. Shield keg, subito, andata. Quanta roba c'è in giro? Buono, ma mi sa che questa è una zona proprio pessima nella quale fermarmi. Vedo solo tanti colori belli, però effettivamente le armi non le so distinguere. Attenzione, credo che qualcuno stia fightando lì sopra, saliamo? Quel tizio io sinceramente non so cosa ti dia, ma tutti quanti cercano costantemente di eliminarlo. Tra l'altro credo si teletrasporti anche a dirla tutta. Ti ho visto, caro. Ok, mi è andata bene. Possibile che ogni fight finisce con io in fin di vita? Vero che questo aveva anche molte armi migliori, però... Manca a fa così, frate. Questo aveva tre pozze grandi. Ma che era un ospedale. Non era una persona. Ok, 21 persone, 5 kill. Si può fare. Si può fare. Devo essere sincero. Non è infattibile come cosa. Però devo restare molto concentrato. Questo che aveva. Ah, che è questa arma? Ma che cosa cringe? Inquietante. Non credo se ne fosse accorto totalmente questo tizio. Vabbè, però mi serve la sua auto subito. È distrutta. Mamma mia, è distrutta totalmente. Ok, andato. E mi serve la sua auto. Quasi quasi. Ah no. Questo c'è la versione depotenziata del mio. Pensavo avesse l'assalto normale. Ok. Ora. Dov'è? Ok, è andata. Ok, sto in una buona zona se riesco a mantenermela. Raga, devo puntare alle kill ora. Siamo in troppo. Siamo troppo pochi. Siamo troppo pochi se voglio raggiungere le 10 kill, devo lanciarmi. Non credo manco sia morto in tempesta, noi eravamo 4. C'è Spuglio, per forza. Peccato, raga, avevo pure 8 di vita e c'avevo quello alle spalle che mi sparava, non ci credo! Prima ho fatto un errore veramente fondamentale, ovvero sottovalutare la presenza di un nemico praticamente alle mie spalle. E quindi devo assumermene le responsabilità. E per rifare bella figura faremo questo, ovvero elimineremo tutti i nemici che ci sono qua sotto, nella speranza di non morire. Dimmi che cade? Non cadrà mai, infatti si è salvato. Va bene, ok. Sì, no, vabbè, ragazzi, ciao. Vabbè. Ok. Ma in che senso? Scusami. Fammi scendere. Ok. Va bene. Tutto questo per una sporca kill.
Ok, va bene, no, ci sta, ci sta. È il secondo video che riporto su Fortnite dopo una pausa e già sto cominciando a perdere le mie facoltà mentali. Sono dovuto scappare. Tocca. Ma da dove? Come fai a essere così bravo? Vabbè. Jetpack mio. E... si va via, subito. Sì. Ok. No, levami sto jetpack. Ma chi te l'ha chiesto sto jetpack? Devo scappare perché mi sta inseguendo il boss. Ah, tra l'altro c'è un tizio qua sotto. Ok. Andiamo così. Mamma mia che panico ragazzi. Poi qui sotto sta un cimitero, sta un botto di roba. Si è fightata veramente tanta gente qui, peccato che non ci fossi. Vabbè, diciamo che l'ho fatto anche un po' apposta stavolta. Ok, ok. Sta scappando, col carro armato. Wow. Io devo fare tutto questo per mezza kill. Io non ci posso credere. Fatto che anche lui sta messo male a livello di scudo, quindi non ci credo. Oh, fight. Godo. Forse era quello che stavo inseguendo io, che è riuscito anche a farsi una kill in realtà, poverino. Ok. Ma è un bot. Morto. Mamma mia. Ci voglio neanche pensare a quello che è successo. Neanche per un secondo. Ok. Va bene, 6. Raga, devo fare altre 4 kill. Mamma mia, ci ritroviamo in una situazione al limite come quella di prima. Non ci posso credere. Oh, aspetta, fermati, grazie. Che avevi tu? Fucile a pompa? Ah. Però è quello brutto. Vabbè, però è epico. Cioè, è leggendario. Ok. Posso anche evitare di subire troppi danni così. Questo era pieno di roba folle. Peccato per la Stinger. Preferisco molto di più il combat. 7 kill ragazzi, altre 2 e poi ci resta l'1 versus 1 finale, dai. Andiamo giusto in safe con l'auto, che in realtà è un azzardo, perché l'auto non mi sta crescendo proprio in questa season, sembra troppo vulnerabile. Mi serve copertura. Devo farmi tutte le kill io, ma è pressoché impossibile, ragazzi. Perché appena inizio a fightare io sono bravissimo e uno me lo shotto senza subire danni e poi mi tengo subito pronto all'altro fight, oppure diventa veramente, veramente difficile gestirmela. Tra l'altro poteva accadere anche una cosa di questo tipo. Ma ha rubato anche la kill, non ci credo. GG ragazzi, non potevo fare nulla, questo era pieno di vita, aveva anche belle armi. GG ragazzi, per oggi va bene. Cavolo ragazzi, devo imparare a gestire meglio le fasi finali, però pian piano ci sto prendendo la mano, l'importante è questo. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere like, noi ci becchiamo alla prossima.